C'eravamo rivisti l'ultima volta a Reggio e in effetti già allora avevi dimostrato di non essere il Calò delle prime giornate, ma di avere una grande qualità in questi playoff, però ti stai superando. Sì, guarda, è tutta una questione di fiducia, come ti avevo detto anche a Reggio, e ovviamente poi quando entri in un contesto così dove sono tutti giocatori di alto livello, all'inizio fai un po' di più fatica, però poi mano a mano gli allenamenti e prendi quella fiducia in più che magari all'inizio è mancata e poi è tutta una cosa automatica. Le vittorie alle volte cancellano gli episodi, ma il rigore c'era. Sì, non è andato a vederlo, però io il contatto l'ho sentito e poi è una decisione dell'arbitro. Studio. Insomma, ci anticipi la questione, perché dal campo può essere fischiato, non può essere però contattato il VAR per arrivare poi al fischio del calcio di rigore. Ma sulla prestazione, Giacomo, lo sottolineavamo poco fa, stai dando tantissimo, stai dando quello che volevi nella stagione regolare, è un percorso d'insieme che state facendo per vivere un sogno che poteva forse essere vissuto già nella stagione regolare, ma state ottenendo il massimo da questi playoff e volete correre così. Sì, sicuramente durante l'anno, soprattutto alla fine, nei momenti dove dovevamo vincere, non abbiamo vinto e ci siamo ritrovati ai playoff in una posizione dove magari inizialmente eravamo svantaggiati come ad Ascoli, dovevamo solo un risultato, però poi diciamo che dopo Ascoli la squadra è tornata proprio, cioè ho visto proprio un cambio totale rispetto alle ultime partite del campionato e quindi io penso dal campo e anche da fuori si veda. È proprio così. Billy. Ciao Giacomo, buonasera, ovviamente i complimenti per la partita. In questo finale di stagione sto rivedendo il Calò che ammirai ai tempi della Juve Stabia, ma soprattutto vedo che hai questa sicurezza in campo. Per esempio, le altre volte in cui hai giocato assieme a Viviani, in genere eri tu che eri play e Viviani faceva la mezzala. Stasera ho visto che a un certo punto sei scalato tu a fare la mezzala e te la sei cavata egregiamente. Questo dipende dalla condizione psicologica? Ma sicuramente la testa fa tanto, poi appena prendi quella sicurezza in più, sempre a livello mentale, poi è tutta un'altra musica, ma ovviamente il livello fisico, la condizione fisica, soprattutto in queste partite con un gran caldo, giocando noi ogni 3 giorni, bisogna essere pronti in tutte le partite. Sonia. Il Benevento ha rubato quello che era il vantaggio iniziale del Pisa, ma quale non dovrà essere l'errore da commettere all'Arena Garibaldi? Ma sicuramente fare la nostra partita come sempre, come abbiamo giocato ad Ascoli, sapendo che comunque è praticamente 0-0, è come giocare 0-0 e dovremmo essere bravi, soprattutto penso sul primo tempo dove loro partiranno forte, perché giocando in casa è normale che sia così. Però ho visto una squadra che c'è sia mentalmente che fisicamente, ma magari mentalmente ancora di più. Acciaccato ma pronto per sabato. Sì, sì, sicuro. Calò c'è.